La natura dell'amore è un saggio che ha voluto raccogliere e organizzare tutta la letteratura esistente sull'argomento. Scopo principale era all'inizio quello di mettere insieme la letteratura sulla neurobiologia dell'amore, ma certo, quando ti addentri in un sentimento, ovviamente devi fare riferimento alla psicologia, alla sociologia, e devo dire che comunque anche questi ambiti hanno offerto suggestioni e spunti molto interessanti. Mi sono poi resa conto che i dati erano molto dispersi, quindi il mio scopo è stato quello di offrire una visione d'insieme, cioè cominciare a costruire un mosaico e del quale io ho dato delle interpretazioni. La prima fase dell'amore, che è l'innamoramento, utilizza gli stessi sistemi che regolano la sopravvivenza. Uno dei sistemi primordiali, che è quello dell'ansia e paura, che regola i comportamenti di fuga o attacco. L'amore non è finalizzato solo all'appropriazione, altrimenti non si capirebbe l'impatto, la forza dell'amore omosessuale, che è identico a quello eterosessuale. Lo scopo primario è il reward, la gratificazione e la gioia. Poi invece la fase seguente, che è l'amore, l'attaccamento, lo stare insieme a un altro partner molto a lungo, beh, questo implica delle strutture cerebrali che forse gli animali più vicini a noi non hanno, quindi quei 2 millimetri di corteccia cerebrale in più che fanno sì che l'amore estrinsechi le sue capacità e proprietà più esaltanti, ma anche delle volte le sofferenze più atroci della nostra esistenza. Ho scritto questo saggio perché studiavo una patologia psichiatrica, cioè il disturbo ossessivo compulsivo, ma poi mi sono innamorata dell'amore e questo tuttora è uno dei miei interessi primari, sia come clinico sia come ricercatore.